Buongiorno. Federico, che camminata da soldato hai? Ti volevo chiedere una cosa. Secondo Prego. te che cos'è un capolavoro? Non saprei. Vabbè, allora provo a dirti che cos'è per me un capolavoro. Sì, prego. Diciamo, intanto è un oggetto, un manufatto che può essere piccolo o grandissimo, un grande palazzo, una grande chiesa come la Basilica di San Pietro, oppure un anello, un oggetto piccolo, che ci colpisce perché ha delle caratteristiche straordinarie, colpiscono una parte molto profonda della nostra anima. E io, siccome faccio il restauratore, oltre che lo scrittore, ho avuto la fortuna di lavorare sui capolavori. C'è anche un altro punto di vista che identifica il capolavoro, cioè il punto di vista tecnico. Un capolavoro è un oggetto perfetto. Ma perché questi uomini dedicano tutta la loro vita per creare questi capolavori? Allora, intanto non credo che ci sia qualcuno che possa rispondere a questa domanda. Io quello che ti posso dire è quello che ho imparato io perché anch'io ho dedicato tutta la mia vita a lavorare intorno, a scrivere, lavorare, pensare intorno a queste opere d'arte. Intanto è un dono. Alcune persone hanno una sensibilità diversa dalle altre, quindi sono più colpite dalla natura, da ciò che succede nella natura e hanno anche il dono di saperla trasformare, di sapere vedere in ciò che agli occhi degli altri appare banale, comune, invece loro sanno vedere una potenza che a noi sfugge e quindi loro sanno che quello è un po' il loro destino, sanno che in quella cosa loro potranno trovare la giusta collocazione di se stessi nel mondo, che è un po' il problema che abbiamo tutti, cercare di capire che cosa facciamo noi nella vita. Quindi questi artisti è come se avessero un dono ormai, perché Sicuramente. Ciao Giulio, buongiorno. buongiorno. Adesso ti interrogo, come a scuola. No, volevo sapere, secondo te, che cos'è un capolavoro? Un capolavoro può essere una cosa che ispira gli altri e che, non so, provoca grande entusiasmo nella gente, è una cosa speciale che non si è mai vista prima d'ora. Il capolavoro ha sempre questa caratteristica, il capolavoro tecnicamente è perfetto. E spesso con i miei collaboratori, quando lavoriamo su, restauriamo dei capolavori, facciamo un gioco, trovare un difetto. Per esempio, su un affresco di Raffaello non troviamo mai un colore sfumato male o sfumato grossolanamente, una linea che viene un po' più in risalto e questa perfezione è forse il primo stadio. Però magari pure un capolavoro può essere una cosa che, secondo magari le norme, non è perfetta e ne crea un'altra di perfezione, per esempio. Può essere non perfetta nel racconto e quindi una sospensione però voluta dall'artista, ma diciamo quasi sempre l'artista sa usare al massimo grado gli strumenti che Ah beh, utilizza certo, per sì, fare quel racconto. ovviamente. Poi, quando io poi parlo di racconto, non è sempre una storia, no? Perché c'è l'arte astratta che ha grandi capolavori. Un racconto è anche mettere insieme
dei colori in maniera da provocare degli accostamenti, delle sensazioni che noi che ci aprono nuove prospettive. O basta pensare ai tagli di Fontana, quante prospettive hanno aperto. Però ecco, poi in quei tagli c'è la perfezione. È difficile fare un taglio come quelli che faceva Fontana. Buongiorno. Buongiorno. So che vorremmo parlare di altro, ma certo. Io volevo invece farti una domanda un po' su che cos'è per te un capolavoro e se c'è qualcosa che tu riconosci come tale nella tua esperienza di vita, di bella percezione. Domanda. Non è una domanda semplice. Il capolavoro è qualche cosa che ti colpisce nell'intimo o colpisce nell'intimo un'intera società. E per me il capolavoro assoluto è qualcosa di Rinascimento italiano, Bosch. Per me quello è il capolavoro assoluto, ma sarà legato probabilmente alla mia formazione. È per te un capolavoro? Sì, per me le due cose che hai detto sono molto importanti. Una è facile. Il capolavoro è qualcosa che ti colpisce, colpisce te, quindi è una relazione tra due sensibilità individuali. Però la verità è che poi il capolavoro, non a caso, è quello che colpisce tutti. Cioè il capolavoro è individuato, lo vediamo soprattutto nella storia, da un po' di distanza che ci permette di dare dei giudizi un po' più fondati. Colpisce tutta la società e questo è l'elemento più affascinante del capolavoro e di chi lo produce, perché alcuni uomini sono in grado di produrre idee, manufatti che vengono riconosciuti da tutta la società come come oggetti straordinari, oggetti capaci di metterci in contatto con un altro mondo, quindi di mettere in contatto non me o te, ma di mettere in contatto un'intera società. E oggi il capolavoro, Baschi è capolavoro? Beh, io no. Almeno personalmente, ci sono degli oggetti che mi emozionano per un istante, perché rappresentano un'idea molto, molto bella. Baschi è uno di questi, però per me la caratteristica del capolavoro è quello che ti deve tenere inchiodato. Cioè un'opera di Baschi non mi tiene inchiodata. Io un'opera di Rothko, un'opera di Bacon, un'opera di Moore mi tiene inchiodato, la posso vedere tutti i giorni e tutti i giorni mi dice delle cose nuove. E in questo momento qui c'è una crisi quindi al capolavoro in un certo senso? Beh no, perché poi ogni capolavoro ha bisogno di un po' di tempo per assumere il suo status di capolavoro, che vuol dire assumere anche una possibilità comunicativa ulteriore. Cioè su un'opera si stratificano le emozioni di chi l'ha amata e questo la rafforza. Un processo. Noi oggi siamo a questo stadio per Matisse, per Picasso, Bacon, Afro. Altre cose dobbiamo un po' aspettarle, no? Dobbiamo un po' aspettare che si sedimentino. Ma anche il Rinascimento, d'altra parte, ha avuto bisogno di tempo per maturare. Anche quello un momento di rottura rispetto sì, però, a quelli degli stili precedenti. Però il Rinascimento aveva questa caratteristica che era una società
culturalmente molto più unite con un'elite che era nello stesso tempo un'elite. L'avanguardia era l'elite, la vera avanguardia è Giulio II, sono i papi oltre ai loro. Ma questo è molto bello, eh? Però poi c'è il problema che l'arte adesso è un fatto di mercato, che ha spostato un po'. Adesso c'è un mercato specialistico che si occupa di arte, di produrla, valorizzarla. Nel Rinascimento l'arte era un fatto sociale. Questa forse è la differenza maggiore. Cioè non esiste assolutamente oggi più un mecenatismo come... Il mecenatismo non è sociale, non è lo scrittore, non è il papa, non è il politico, non è il sindaco di una città, non è un ministro. Oggi il mecenate è un ricco signore, spesso anche molto ignorante, ma intelligentissimo, che investe nel mercato. Ha intorno degli addetti che seguono anche con molta intelligenza il mercato, ma è un'altra cosa. Quindi poi il passaggio da questo contesto al contesto sociale ha bisogno di un po' più di tempo. Prima che dalle gallerie di Londra ci arrivi qualcosa che possiamo riconoscere anche noi come un capolavoro, passa un po' di tempo. Certo.